cari lettori del Messaggero Veneto, è praticamente ormai vigilia della partita in casa contro l'Atalanta. L'Udinese reduce da due partite in cui ha fatto 4 punti, però non è riuscito a segnare. Adesso andiamo a chiedere ai tifosi cosa ne pensano di questo nuovo corso e soprattutto che cosa manca all'Udinese. All'Udinese manca una punta che segna. Tutto lì. Può essere Lasagna, secondo lei? Può essere, sì. Ok, allora aspettando Lasagna andiamo a sentire se veramente serve Lasagna o cosa serve a questo Udinese. Io dico sicuramente la punta che segna c'è, ma la tengono in panchina, Lasagna. È solo lui, quindi? Solo, in questo momento è solo lui, non essendo qualcosa di meglio, lui può essere quello più, diciamo così, sfondatore nel sottolare, in area di rigore. Boh, speriamo quindi che stia bene per la partita. Che stia bene e che sia pronto per la partita con l'Atalanta. Secondo lei si può vincere questa partita? E in questo momento si può vincere. Sì. Visto l'entusiasmo, 4 punti in 2 partite, che prima non sono mai stati fatti, cioè sono stati fatti 9 punti in 12 partite, quindi lascia ben sperare. E secondo lei si può vincere? Penso di sì. Io penso che l'allenatore abbia in mente già qualche schema, qualcosa per poter creare le opportunità da gol. Adesso abbiamo assestato la difesa, non abbiamo preso gol, siamo stati brutti perché non mi sono piaciuti, però essenziale ha fatto il punto, ne ha fatti 3 con la Roma, che nessuno pensava. Io lascerei le mani all'allenatore. Dopo, chiaro, i ragazzi adesso penso c'è il morale, c'è. Ma poi ogni partita è da giocare. Pronostico secco Udinese-Atalanta? Io penserei anche una vittoria. Oddio, mi starebbe bene anche il pari, però giochiamo per la vittoria. Ok, allora giochiamo per la vittoria. Andiamo a sentire, mi pare che c'è anche una rappresentante femminile dopo tanti uomini. Eccola qui, l'abbiamo trovata. Tifosa dell'Udinese, secondo abbastanza. Te la partita di domenica contro l'Atalanta, che risultato finale avrà? Io, che dai, sono sarà? Ottimista, 3-0 diciamo. E magari chi segna? Col nuovo allenatore segna De Paul. 2 De Paul e il terzo un'incognita. È un'incognita, quindi dai, speriamo che riesca l'allenatore a mettere a posto anche la fase offensiva. Un bel regalo di Natale, faccio un bel regalo alla squadra e ai tifosi. Ok, grazie. Allora lettori, grazie per oggi è tutto e buona partita a tutti.